Davide Cassani, il commissario tecnico della Nazionale su strada, non poteva mancare a questa grande festa del ciclocross. È una disciplina importante perché forma l'atleta, riescono a fare dei lavori straordinari ad altissima intensità, riescono ad avere dimestichezza con il mezzo, con la bicicletta, e oggi più di ieri la tecnica è importante perché ci sono tanti professionisti che fanno fatica, non dico ad andare in bicicletta, ma avere un certo rapporto con la bicicletta. Disciplina che esalta in particolar modo le bellezze del territorio, e qui in Puglia di bellezze ce ne sono da vendere. Questa è una zona splendida, sono venuto qui nel mese di aprile, naturalmente con la bicicletta, mi sono fatto tantissime strade, percorsi, tra l'altro a differenza di altre zone ci sono anche un po' di colline e qualche salita, e il percorso veramente bello, che esalta le doti dei ciclocrossisti. Ed è la volta della categoria juniores di scena nei campionati italiani di ciclocross a Pezze di Greco, una delle categorie più interessanti del ciclismo internazionale, una delle categorie più belle e sicuramente una delle gare da seguire con maggiore attenzione. Sono gli atleti di 17 e 18 anni che si giocano il titolo italiano, la partenza velocissima dal campo sportivo di Pezze di Greco per andare a vedere chi sarà il successore del vincitore della passata stagione, Manuel Todaro, che adesso corre nella categoria Under 23. Attenzione quindi a colui che lo scorso anno giunse secondo, Stefano Sala della Sella Italia Guerciotti, che ha appena vinto il Giro d'Italia di ciclocross, al suo rivale ed amico Giorgio Rossi della Bianchi Hydrodrain, ma anche allo juniores di primo anno Jacob Dorigoni, che sta facendo una grande stagione, e anche a Daniel Smarzaro, che ha vinto quest'anno a Silvele di Trebaseleghe, che ma un occhio particolare lo diamo anche ad Antonio Folcarelli, primo anno anche lui e già nel giro della nazionale, lo vediamo adesso inquadrato nelle immagini. Partenza subito velocissima con Sala e Dorigoni in testa, Folcarelli è il primo degli inseguitori con Giorgio Rossi alla sua ruota, ma questa è la testa della corsa. Jacob Dorigoni e Stefano Sala, partenza velocissima per questi due atleti. Stradista Jacob Dorigoni invece viene dalla mountain bike, Stefano Sala, due stili completamente diversi. Ecco qua intanto Folcarelli della Drake Team NV Sport, alla sua ruota Giorgio Rossi, quindi Federico Mandelli e Daniel Smarzaro, sono questi gli inseguitori della coppia al comando. Coppia al comando che è stata già grande protagonista a Rossano Veneto. In quell'occasione fu Dorigoni ad avere la meglio su Stefano Sala. Questo invece è il secondo gruppo degli inseguitori, composto da Michele Bassani della Postumia, quindi Rudy Molinari della Caprivesi e Edoardo Nichele della Ciclisti Padovani. Ancora in testa la corsa con Stefano Sala, che adesso guida la coppia Sala e Dorigoni, il primo della Sella Italia Guerciotti, il secondo invece della formazione Cadrizzate Guerciotti. Queste sono le due formazioni di coloro che stanno guidando la corsa, ed è il momento della rampa, ed è il momento del grande pubblico che applaude i due uomini al comando. Arrivano gli inseguitori, non sento più lo speaker, con Giorgio Rossi in testa a fare l'andatura del gruppo degli inseguitori. Riconosciamo anche Federico Mandelli, anche Daniel Smarzaro e anche Antonio Folcarelli. Questi sono nell'ordine gli atleti che inseguono la coppia al comando. Ancora un gruppo degli inseguitori che è guidato in questa occasione da Davide De Bellis del team Danieli Friuli. Poi l'atleta della Postumia, poi la volta di Nichele della Padovani, l'atleta della Postumia, vedete in seconda posizione di questo gruppetto, invece è Michele Bassani. Seguono comunque altri atleti, una gara velocissima che ha visto subito una partenza formidabile di Dorigoni e Sala. Verosimilmente saranno loro a giocarsi il successo e quindi la maglia tricolore in questa categoria. Dicevamo delle differenze tra Dorigoni e Sala, Dorigoni più stradista, Sala invece con un background dalla mountain bike e quindi più tecnico.
dovrà staccare Dorigoni. Sala se vuole vincere il campionato italiano, perché in caso di arrivo allo sprint è nettamente favorito l'atleta della Cadrezzate Guerciotti. Vi ricordo che questa prova si disputa sulla lunghezza di 40 minuti e che questa è la prova riservata alla categoria juniores del campionato italiano a pezzi di greco, organizzato dalla AS di Narducci Team Edil Luigi Cofano, che si avvale del patrocinio del comune di Fasano, della regione Puglia, e del supporto di Selle Italia, del Maglificio Santini e della Guerciotti. Ancora in testa alla corsa ritroviamo la coppia, ma questi sono ancora passaggi di atleti attardati, ci segnalano ancora in testa, ancora in coppia Dorigoni e Sala. Vedremo se cambierà qualcosa prima dell'epilogo. Intanto il grande pubblico. Eccoci qua, Jacob Dorigoni, Stefano Sala sono ormai nelle battute conclusive di questo campionato italiano. Passaggio negli ostacoli artificiali e poi la salita, dove gli atleti salgono bici in spalla. Jacob Dorigoni è in testa, Stefano Sala in seconda posizione. Siamo ormai alle battute conclusive di questo campionato italiano per quanto riguarda la categoria juniores. Smarzaro in terza posizione, quindi Folcarelli, e poi la volta di Giorgio Rossi, mentre a chiudere questo gruppetto è Federico Mandelli della Brugherio. Ormai imminente la conclusione, ci sposteremo sul traguardo per attendere l'epilogo. Sarà una volata a due tra Dorigoni e Sala, ha lanciato lo sprint con Jacob Dorigoni, che è il nuovo campione italiano per la categoria juniores. Cadrezzate Guerciotti, la sua formazione, Stefano Sala si deve accontentare del secondo posto, mentre per quanto riguarda la terza posizione sul podio sale Daniel Smarzaro, quarto è Fulcarelli e quinto Mandelli. Jacob, hai fatto la gara della vita, una sfida interminabile con Stefano Sala, hai vinto in volata, sembrava una gara su strada. Sì, oggi Stefano era imbattibile e non si poteva staccarlo, e io sapevo che ero uno dei più veloci perché l'ho battuto una volta quest'anno e anche lì era solo in volata, e quando ce l'ho fatta arrivare dopo il ponte con lui sapevo che avevo una grande percentualità per vincere la gara. Jacob, l'emozione al traguardo era incontenibile, questo è un sogno che si realizza. Sì, io non l'ho ancora realizzato perché sono ancora primo anno e sì, voglio dire grazie a Davide Arzeni che mi ha aiutato a memorizzare questo percorso perfettamente, e sì, sono partito in testa e quello era fondamentale. Jacob, com'era il percorso? Il percorso era bellissimo, ricco di buche, e i fossati, quelli erano la perfezione. Una dedica per questa straordinaria maglia tricolore? La dedica alla famiglia, alla squadra, ai sponsor, ma a Davide Arzeni e mio papà. Presidente, forse il compleanno più bello della sua vita? Assolutamente sì. Devo essere sincero, sono 3 anni che il mio compleanno lo trascorro fuori casa, perché chiaramente, a parte la passione per il ciclocross, ma anche per quella che è la forza di questo movimento, per 3 anni il campionato italiano di ciclocross coincide col mio compleanno, per cui preferisco stare sui campi di gara e obiettivamente credo sia la cosa giusta, anche perché lo spettacolo è eccezionale, ma soprattutto il fatto tecnico è un fatto di rilievo per il nostro ciclismo. Tantissima gente qui oggi a pezzi di greco, la Puglia ha risposto alla grande. La Puglia ha risposto alla grande come appassionati, però consentitemi di ringraziare veramente il popolo del ciclismo, il popolo degli atleti, dei dirigenti che hanno voluto onorare questa regione, onorare pezze di greco, onorare un monumento diciamo nazionale quale Vito Di Tano, figlio di questa terra, venendo in massa, tant'è che abbiamo avuto un numero di iscritti veramente incredibile, per essere un po' lontani, perché sappiamo
in uno sport tra virgolette povero quale può essere questo, i costi per fare una trasferta del genere, però avere 650 iscritti con tutto il contorno chiaramente è una grossa soddisfazione per gli organizzatori e ripeto è per tutto il movimento ciclistico, perché vuol dire che veramente il ciclocross funziona.